Salve a tutti, benvenuti nella Loggia del Gufo. Io sono Gabriele e oggi voglio parlarvi del film Pinocchio di Matteo Garrone. Comincio subito dicendo che Pinocchio è una delle mie storie preferite. Da piccolo ho letteralmente consumato la videocassetta del film Disney. Sono cresciuto sfogliando questo bellissimo tomo illustrato. Qui in sovrimpressione alcune delle illustrazioni più belle, e crescendo l'ho anche recuperato e riletto quando ero un po' più grandicello. Toglietemi una curiosità, ma anche a voi faceva paura? No, perché a me faceva letteralmente terrore quella storia. Che poi nel film Disney c'era un'atmosfera lugubre, con tutte quelle stanze buie, anguste, per non parlare di Mangiafuoco, il paese dei balocchi, il pesce cane, tutte cose meravigliosamente terrificanti. Intendiamoci, la storia di Pinocchio, soprattutto quella originale, ha un'atmosfera da fiaba dark da fare impallidire Tim Burton. Comunque, Pinocchio, o meglio, Le avventure di Pinocchio, in origine erano un romanzo per ragazzi scritto da Carlo Lorenzini, in arte con Lodi, e pubblicato nel 1883. Come tutti sapete, si tratta di un romanzo, di un'opera morale, il cui messaggio, secondo me, non è l'importanza della disciplina, quanto più il rispetto nei confronti dei sacrifici altrui. La figura di Geppetto mi causa lacrime amare in ogni sua incarnazione e non mi vergogno ad ammetterlo. Questa storia è stata adattata tantissime volte nei medium più disparati. Il più famoso è per l'appunto il film animato prodotto da Walt Disney nel 1940, ma è degnissimo di nota anche lo sceneggiato Rai in 6 episodi di Luigi Comencini, con Nino Manfredi, Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e chi più ne ha più ne metta. Come è logico che sia, tutti questi adattamenti hanno apportato delle piccole modifiche alla trama. Ecco, probabilmente il Pinocchio di Garrone del 2019 è l'adattamento della storia più fedele che si può trovare in giro. Al netto di alcune parti che sono state omesse, la devozione verso il libro originale è avvertibile in ogni fotogramma del film. Ma questo è davvero un bene? Chiariamo una cosa. In una trasposizione non sempre la fedeltà totale al materiale d'origine giova al prodotto finale. Non ci si può aspettare una trasposizione perfettamente inerente al testo se si cambiano il formato narrativo e quindi il suo ritmo, i suoi tempi e le sue vie di comunicazione. Per questo motivo, la scelta migliore è quella di realizzare una trasposizione che sia fedele al testo d'origine fino al punto in cui quella fedeltà non lederebbe alla fruizione del nuovo prodotto. Un esempio di adattamento riuscito è la trilogia di film del Signore degli Anelli di Peter Jackson. Ci sono numerose differenze tra il libro di Tolkien e i film in questione, soprattutto nei dialoghi e nelle scene d'azione, che nei film sono più numerose e spettacolari. Ma è giustissimo che sia così, perché un film deve rispondere a esigenze e ritmi narrativi che sono completamente diversi rispetto a quelli di un libro. Per me questo film di Garrone sarà sempre l'esempio di cosa evitare quando si adatta a un libro in formato filmico. Si avverte un'attinenza quasi filologica al testo originale, ma manca totalmente di mordente. Ci sono scene in cui il potere evocativo di certe immagini veramente suggestive si disperde nella cattiva gestione del coinvolgimento dello spettatore. Sotto il profilo estetico, trucco e costumi sono veramente degni di nota e alcuni personaggi, come il gatto e la volpe, sono assolutamente riusciti, ma registicamente è di una piattezza sconcertante. Ci sono delle visuali azzeccatissime che avrebbero meritato un guizzo registico purtroppo non pervenuto. Insomma, reputo questo film un'occasione sprecata. La prova che è una trasposizione che modifica leggermente la trama, ma mantiene inalterati i messaggi di fondo e il tono, siano sempre da preferire rispetto a una trasposizione fedele, ma priva di forza narrativa. In conclusione, quando avrò voglia di terrorizzare i miei figli con la scusa di una fiaba, la mia scelta continuerà a ricadere sul classico Disney. Un saluto, lasciate un like e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e ricordate, i gufi non sono quello che sembrano. Alla prossima!